Allora, buongiorno a tutti. Terza lezione del laboratorio sulla dignità umana, la prima di introduzione o comunque sia sul tema in particolare della pena di morte dell'ergastolo e della dignità umana. La seconda lezione, vale a dire la scorsa, sul tema dignità umana e diritti culturali, quindi in che modo i diritti riguardanti la sfera religiosa, sessuale, di varia natura, hanno a che fare con la dignità umana. Terza lezione di oggi, il ruolo dell'avvocatura, il ruolo dell'avvocato e la dignità umana. Un tema molto complesso, se vogliamo, però un tema che oramai noi affrontiamo quasi di default in ogni laboratorio, perché da un po' di anni a questa parte, c'è sempre nel ciclo di lezioni del laboratorio uno specifico dedicato al ruolo dell'avvocato, al senso dell'avvocato. E purtroppo, gli accadimenti reali, i fatti concreti, i casi concreti, sono tutt'altro che lì a dirci che il tema non è più importante, anzi, diviene, se volete, ancora più importante. Abbiamo iniziato ad affrontarlo. E dall'inizio l'abbiamo affrontato con avvocato o avvocatessa. Ne parliamo. Prima questione, Valentina Alberta, che ovviamente ringrazio davvero per la disponibilità, avvocato del Foro di Milano, esperta di tante tematiche che in un modo o nell'altro a noi care. Ma non solo di penitenziario, una cara, come dire, amica con la quale interloquiamo quotidianamente per colpa mia su tantissime tematiche, a dimostrazione che insomma l'Accademia e l'Avvocatura non lavorano su due piani differenti, e l'Avvocatura è uno stimolo, un aiuto per l'Accademia. Ci sono dei casi concreti giuridici che lasciare all'Accademia, per l'amor del cielo. L'avvocato ha il polso non tanto delle ultimissime sentenze, ma proprio anche del rapporto concreto del cliente. Da ultimo, ma non per ultimo, l'avvocato Valentina Alberta fa esami con noi da tantissimo tempo, e quindi è molto probabile che alcuni di voi l'abbiano già conosciuta con diritto pubblico o diritto fondamentale. Altri la conosceranno se frequentano i diritti fondamentali, ma in ogni caso, come dire, possiamo considerarti parte del gruppo, come dire, milanese che studia e insegna queste tematiche. Ora, detto questo, che era una piccolissima presentazione, il tema è l'avvocato e la dignità umana. Come sempre, non una lezione classica, ma sarà una introduzione, una serie di domande. Come avete visto, interruzioni da parte mia per sollecitare in un modo o nell'altro la faccenda, con un tempo non breve alla fine, nel senso di cronologico, per le vostre domande e questioni. Inizierei da questo punto. Perché? Cosa c'entra la dignità umana con il ruolo dell'avvocato? Ti direi di buttare, come lì sul tappeto, diversi aspetti che hanno a che fare con la dignità umana e l'avvocato, per poi prenderne alcuni, approfondirli. Da che punto di vista, quando noi pensiamo alla dignità umana, pensiamo anche all'avvocato e contrario, quando pensiamo al ruolo dell'avvocato, in un certo modo siamo obbligati anche Allora, grazie innanzitutto, davvero di cuore, mi fa molto piacere venire qua in università a parlare con gli studenti. Spero che sia un dialogo non solo tra di noi, ma anche con voi. Quindi spero davvero che facciate avanti con domande senza imbarazzi. So che
sul ruolo di avvocato penalista, spesso, spero che sia così anche oggi, si addensano domande di cui anche un po' scomodi, cioè, senza problemi chiedere tranquillamente come facciamo di vedere i colpevoli, così di questo tipo, perché fa piacere parlare con voi e confrontarmi con voi su questo. Al di là del ringraziamento ad Davide, io credo che questo dialogo continuo che abbiamo su tanti temi e cadenza quasi quotidiana sia assolutamente proficuo, anche perché i professori aiutano l'avvocatura a volare alto, l'avvocatura ha un punto visuale che talvolta è meraviglioso, perché avere di fronte a sé una persona in carne ed ossa e non solo una norma o un caso rappresentato da un fascicolo, quindi da carte, è un privilegio perché ci si rende conto di che cosa vuol dire qual è la propria funzione, ci si rende conto di cosa vuol dire la giustizia. La nostra prospettiva è una prospettiva unica, dico sempre, ci tengo a dirlo, a comunicarlo, perché è davvero una fortuna. I giudici, i professori ancora di più, perché lavorano su un piano diverso, ovviamente quello dell'istituzione anche studenti, ma anche i giudici che pure lavorano tutti i giorni con i casi veri, hanno spesso un distacco rispetto ai casi, perché per un giudice un caso è appunto una faldone di carte. A volte una persona in carne ossa che però viene vista in udienza, nell'interrogatorio, nel colloquio anche in carcere per una situazione di sorveglianza. Noi avvocati ci facciamo carico della persona un po' a 360 gradi, un po' perché poi vi dirò e avremo modo di parlarne oggi, che tra me e i miei assistiti io credo che ci debba sempre essere quella che noi diciamo, definiamo la scrivania. Cioè ci deve essere una distanza legata all'importanza di mantenere il proprio ruolo in termini come dire, puri e distaccati rispetto alla posizione del nostro cliente. Noi non siamo il nostro cliente, noi siamo la persona che deve far valere i diritti del proprio cliente, ed è una cosa molto diversa. Ci torneremo sicuramente su questo concetto, perché la confusione tra il difensore e l'assistito è uno degli aspetti più deleteri della, diciamo, della modalità di comunicazione dei mezzi, dei media di oggi sul rapporto professionale avvocato. Questo per quanto riguarda la propria avvocatura accademia. La accademia cerca un lavoro un po' rispetto a queste cose che noi ogni giorno trattiamo, che rischiano di diventare talvolta ripetitive, talvolta anche misere, perché ci sono anche storie di miseria nel fare l'avvocato penalista, non ci sono solo storie belle, ci sono anche tante storie belle, ma ce ne sono altre un po' più. I professori vuole andare molto bene. L'altra cosa che volevo dire è che la modalità di dialogo è una cosa per me molto importante. Io credo, e questo è principi del processo penale accusatorio che è il nostro modello in Italia e dobbiamo cercare di tenercelo stretto, che ognuno si può formare un'opinione e che la verità in generale venga fuori soltanto dal confronto delle idee. Il processo penale accusatorio, quello che abbiamo in Italia, è proprio legato a questo modello e quindi al confronto, diciamo anche allo scontro dialogico tra le parti e quindi insomma, questa è la premessa. Il ruolo dell'avvocato rispetto ai alla divinità umana. È una domanda amplissima, molto complicata. Io credo che il ruolo dell'avvocato vada un po' sviluppato. Da una parte noi siamo proprio nella nostra funzione costituzionale tutori dei diritti dei nostri assistiti e quindi nella nostra funzione all'interno del processo e poi nella fase dell'esecuzione della pena, noi professionalmente e ontologicamente tuteliamo diritti. Quindi inevitabilmente ci troviamo a essere il punto di riferimento rispetto a qualunque tipo di violazione e di violazioni della dignità, ce ne sono tante che si possono verificare sia nel processo che al di fuori del processo e tantissime che si possono verificare purtroppo nella fase dell'esecuzione della pena. Quindi è proprio, come dire, il nostro compito insieme all'avvocato l'aspetto relativo alla tutela della dignità. C'è poi un secondo aspetto, che è un aspetto molto ampio, che come sai bene per me è molto importante, che è quello del ruolo cosiddetto sociale dell'avvocato. Per cui io non è che faccio l'avvocato nelle aule e basta. Io sono avvocato, credo che i valori costituzionali che regolano il processo penale e l'esecuzione della pena debbano essere in qualche modo diffusi, ci debba essere una vera e propria cultura della corretta esecuzione della pena che si deve formare nella società e quindi un impegno di
diciamo, che va di fuori del processo specifico, del fascicolo specifico, per me è importantissimo. E in questo tipo di lavoro, per esempio, io faccio parte adesso in questo momento dell'osservatorio carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Come osservatorio carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane ci sono tutta una serie di attività che vengono fatte, tipo visite penitenziarie, convegni, attività di informazione, confronto, di apertura verso la società, che sono appunto finalizzati al fatto che la cultura delle garanzie, la cultura del rispetto della dignità umana sia diffusa al di fuori, diciamo, della stessa cerchia degli operatori del diritto. In mente, per esempio, voi avete adesso a monitor, dopo vedremo un pezzo di un video, avete questo stralcio dell'articolo 24 che fa parte di un filmato che le camere penali usano nelle scuole superiori, dove si va attualmente, avvocati come me vanno abitualmente a turno nelle scuole superiori a parlare di giustizia penale, ovviamente è una cosa che si fa si è retribuiti per questo. Lo si fa proprio perché anche per gli studenti delle scuole si forma una cultura attenta alle garanzie, ai diritti umani. C'è poi una, diciamo, un terzo settore che fa parte del settore professionale, che è un settore molto ampio, molto in espansione, che è quello della giustizia sovranazionale, nell'ambito della quale ovviamente il tema dei diritti umani e quindi della dignità umana è ancora più ampio in qualche modo, nel senso che è meno legato a situazioni specifiche e anzi. Molte norme che ne trattano specificamente, abbiamo nei tuoi corsi ne parli tantissimo, della Convenzione Europea, delle norme sovranazionali. Quindi questo è un po' il sistema, secondo me, ecco, il doppio ruolo dell'avvocato, da una parte nella propria attività quotidiana, dall'altra parte nella propria attività di diffusione di valori costituzionali. Ecco. Sì, grazie. Stiamo nel primo ambito, cioè l'avvocato come colui che, diciamo così, difende una persona. Quindi, se volete, la visione più piccola, no? Più specifica delle diverse. In realtà, anche dentro questa ottica, cioè dell'avvocato che difende quella persona, esiste come una sorta di funzione sociale diversa da quella dell'avvocatura che va in giro a spiegare agli studenti il senso dell'articolo 24. Perché quando l'avvocato difende i diritti di una persona, in realtà non sta difendendo solo i diritti di quella persona. Difendere i diritti di una persona, tra virgolette, vincere un processo, vincere una causa, avere ragione in un procedimento, serve a quella persona, ma serve anche a tutti gli altri, serve a quelli che verranno dopo, serve per cambiare magari una giurisprudenza precedente. È proprio dentro, nella natura dell'avvocatura, quella che si vorrebbe, ma forse non è il caso di aprire una parentesi, quella che si vorrebbe trasformare in Costituzione come funzione sociale della persona. Cioè, nella nostra Costituzione non esiste la parola avvocato, no? Esiste la parola giudice, ci mancherebbe, esiste la parola pubblico ministero, esiste la parola magistrato, va bene, ma non esiste la parola. Da un po' di anni a questa parte, in realtà, non è un tema proprio nato di recente, se ne è sempre più parlato. Però, ultimamente, diciamo così, è cresciuto un po' il tema e quindi si discute se modificare o meno la Costituzione inserendo una specifica previsione sulla Costituzione. Non mi interessa in sé il tema, mi interessa che la discussione verte non solo e non tanto sull'avvocato difensore di Tizio, ma esattamente sulla funzione sociale dell'avvocato
anche quello di garanzia dei diritti di uno per difendere i diritti di tutti. Se tu difendi i diritti di Saddam Hussein, stai difendendo i diritti di tutti quelli sotto Saddam Hussein. Se tu difendi i diritti dello stupratore e dell'omicida, stai automaticamente difendendo i diritti non solo di tutti gli stupratori e gli omicidi, stai difendendo tutto ciò che ci sta sotto in termini, tra virgolette, di gravità. Perché se ottieni qualche cosa a quel livello di reato, tra virgolette, è chiaro che poi la strada, non dico è segnata, perché è il giudice, ma anche qui siamo sicuri che sia davvero il giudice, colui che fa progredire i diritti, o è sbagliata proprio in partenza l'idea, ossia dietro al giudice ci stanno delle persone in carne e ossa che si chiamano pubblico ministero, accusa e avvocato di difesa. Quando tu parlavi del processo accusatorio, loro insomma, sono un po' digiuni, ma è bellissimo il collegamento tra avvocatura e accademia, che dialogano, qualche cosa tirano fuori, e il ruolo del giudice, che in linea teorica, dove il processo è accusatorio puro, diciamo così, negli Stati Uniti, il giudice se ne sta lì, vede i contendenti scannarsi e poi decide. Ma diciamo così, più i contendenti si scannano, più il giudice ha materiale per decidere. Potresti, da questo punto di vista, il ruolo dell'avvocato dentro il processo, come è evoluto, se è evoluto, se è formato in realtà indietro rispetto alla riforma dei codici di procedura che ha voluto mettere nel nostro ordinamento una posizione, diciamola così, di maggiore terzietà dentro il processo. Mettiamola così. Da questo punto di vista, quotidianamente, nelle aule di giustizia, a te ti pare di avere a che fare con un pari, il pubblico ministero, e tutto sommato mi viene a dire anche un giudice pari, che poi decide soltanto perché è lui che deve decidere, ma in realtà da una parte o dall'altra è il giudice, con la sua coscienza, con la sua esperienza, con la sua capacità, con la sua interpretazione che decide. Ma quanto pesa concretamente il bravo avvocato, il bravo pubblico ministero, se vuoi l'opinione pubblica, che non è mica differente, no? Nell'azione di tutti questi tre attori del processo. Allora, c'è un sacco di materiale da elaborare questa domanda al capo del corso di Aliani, che mi rende conto anche voi che ha un po' di tutto quanto. Faccio un passo indietro rispetto a quello che faceva presente Davide sul fatto che difendendo il singolo si difende la regola. Questa è una cosa centrale, una cosa fondamentale, da capire, da immagazzinare e alla luce della quale capire anche che un avvocato non difende il reato, un avvocato non difende il colpevole, un avvocato difende il rispetto delle regole nei confronti di chiunque. Questo è il ruolo dell'avvocato all'interno del processo penale. Quindi difendendo il rispetto delle regole, è da qui che viene il fatto che io difendo il rispetto delle regole nei confronti del più cattivo dei cattivi, così come nei confronti di quello che io ho la ragionevole certezza, poi non c'è mai la certezza, perché in realtà non c'è mai la certezza, così come nei confronti di quello che io credo essere innocente, ma anche il cattivo colpevole ha diritto comunque al rispetto delle regole. Se le regole vengono rispettate nei confronti di cattivo più cattivo, verranno rispettate nei confronti di tutti i consociati. E questo è uno stato di diritto, e questo, diciamo, lo scopo di una un processo penale corretto, il rispetto delle regole dello Stato di diritto. Questa cosa del doppio dovere dell'avvocato, che difende il singolo ma difende la norma, è simboleggiato ogni volta che uno si incontra, ma è una cosa carina. Voi avete presente che gli avvocati nei processi pubblici discutono con una toga e una bavaglia, che sia nomi diversi a seconda delle zone d'Italia, ma ha una caratteristica comune. Quella autentica, poi ce ne sono di diversi tipi, con più pizzo, con meno pizzo, di varia natura. Ha due code, la bavaglia, diciamo, tipica dell'avvocato ha due code.
che simboleggia il doppio dovere e fedeltà che ha l'avvocato nel confronto del proprio assistito e dello Stato. Questo doppio dovere non è una cosa retorica, voglio dire simbolica, è una cosa che ogni giorno uno di noi fa per attività deve tenere a mente e che viene in considerazione. Caso tipico, io ho un dovere di fedeltà assoluta con un assistito, benissimo, ho un dovere di segretezza per esempio, che posso astenermi dal testimoniare quando mi vengono fatte domande che riguardano il rapporto con il mio assistito. C'è la, diciamo, la strada, quantomeno c'è la di intercettare comunicazioni tra avvocato e proprio assistito. La B fortuna è quella, questa, diciamo, tipica. Questa. Sì, però diciamo che c'è quella con la doppia, ecco lì, quella questa. Questa è la tipica, è il tipico bavaglino d'avvocato con la cosa doppia, mentre invece i magistrati ce l'hanno singola, unica, diciamo, unitaria. Dicevo, per esempio, io non dovrei essere fatto assolutamente niente in questi termini, segretezza delle nostre comunicazioni, tutta una serie anche di tutele. Ma io ho delle verità che da un punto di vista deontologico mi deve bloccare dal consapevolmente inserire in un processo elementi la cui falsità è a me nota, o comunque la cui falsità è per me, diciamo, su cui ho un forte sospetto di falsità. Io non posso produrre documenti che può essere falsi nei confronti del mio assistito, cioè per tutelare del suo diritto. Neppure se io penso che questi documenti siano molto utili, non posso tenere un test se io so che questo test è stato subornato da un assistito da qualcuno a questo punto. Quindi ogni giorno, in tutte le piccole scelte che si fanno, non sempre si tratta di cose gravi dal punto di vista appunto del test costretto a dire cose, ma a volte anche nei processetti, quelli da poco, nelle truffe, cose niente. E arriva il cliente e ti dice: guardi, ho trovato uno che dice che quel giorno io stavo in questo posto. Cioè, non è mica vero. Io quel punto ho un divieto assoluto di inserire quel testimone che può essere falso nel processo. Allora, questa è una cosa che succede tutti i giorni ed è assolutamente normale. Questa cosa, il rispetto di questa regola è fondamentale non solo per l'astratta funzione dell'avvocato, ma è fondamentale anche per il prestigio, e non ridete perché è una cosa importantissima, per il prestigio della categoria degli avvocati. La categoria degli avvocati, come tante altre categorie, diciamo che nei secoli è sceso moltissimo, perché il numero, la mancanza di barriere, tutto quello che vogliamo, però ci sono stati casi, come in tutte le categorie peraltro, di avvocati che sono stati alzati, che hanno avuto, insomma, condotte non proprio specchiate, ma la credibilità della funzione, di chi esercita la funzione di avvocato, è a mio parere una cosa fondamentale, e la credibilità passa attraverso il rispetto delle regole deontologiche prima di ogni altra cosa. Quindi il rispetto di questo tipo di regole rende l'avvocato singolo, ma anche la categoria degli avvocati, una categoria credibile agli occhi della magistratura, agli occhi dell'opinione pubblica, agli occhi di chiunque creda nell'amministrazione della giustizia come una cosa seria. Perché l'ho detto, per poi arrivare alla domanda di Davide, cioè il rispetto del principio di parità delle parti nel processo. Allora, noi abbiamo un sistema che è un sistema un po' ibrido, se vogliamo, almeno in astratto, poi non voglio essere tecnica, cerco di semplificare. Nel senso che noi abbiamo un ordinamento giudiziario che è basato sull'idea che il magistrato sia una figura unica, che la magistratura si divide in magistratura requirente, giudicante, quindi pubblici ministeri e giudici, ma che di fatto sia un corpo assolutamente omogeneo. Non è più esattamente così, perché in realtà ci sono dei blocchi di passaggio da una funzione all'altra. Però è un corpo che ha come caratteristica la formazione comune, l'ingresso comune, perché c'è un concorso, la formazione comune, un unico organo disciplinare che può essere della magistratura, e quindi diciamo che c'è una forte compattezza. L'avvocatura è separata. In questo tipo di sistema ordinamentale si è incardinato il processo accusatorio dall'88-89, il codice è entrato in vigore nell'89, che invece si basava sull'idea che avvocato e pubblico ministero dovessero essere sullo stesso piano davanti a un giudice terzo imparziale. Ora, io non sono le Camere Penali da sempre fanno battaglia per la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero. Io devo dire la verità, lo dico piano perché poi le lascio commenti su questa cosa. Non sono una
sostenibilità in termini assoluti rispetto al fatto che la separazione delle carriere risolverebbe tutti i problemi del processo penale e renderebbe l'avvocato pari rispetto al pubblico ministero. Io non credo che sia proprio così, io credo che sarebbe molto più sensato creare, anzi, una formazione comune tra avvocati e magistrati dell'accusa e del giudizio. Certo è che però con questo tipo di struttura ordinamentale nel processo l'avvocato rispetto al pubblico ministero non è proprio pari. Voi avrete in mente sicuramente l'idea del film americano, diciamo di tipo legale, in cui l'accusatore stesso è lo stesso un avvocato, cioè è una non è un pubblico funzionario, ma è uno magari eletto dal popolo che sostiene l'accusa nei confronti di una persona difesa da un avvocato privato. E non è così, abbiamo appunto due funzionari dello Stato, il giudice e il pubblico ministero, che hanno appunto formazione comune, organi disciplinari comuni. Sicuramente c'è radicata forte nel nostro sistema l'idea che comunque la pubblica accusa sia pubblica, quindi chi esercita la pubblica accusa debba essere una persona con una visione imparziale del processo. Quindi si dice spesso con uno simbolo che il pubblico ministero è parte imparziale, che è una cosa che il giudice è o sei parte o sei imparziale, è difficile no? Conciliare il concetto in astratto. L'avvocato resta comunque sempre un soggetto privato, grande se è un soggetto privato, con dei poteri crescenti, in questo senso rispondo alla tua domanda. Cioè, il ruolo dell'avvocato nel sistema accusatorio ha avuto uno sviluppo negli anni. Per esempio, si sono inserite subito dopo la modifica costituzionale che ha nel 1999 è stato inserito nell'articolo 111 il concetto di giusto processo, le parti che assumeranno di varietà di sentenza parziale. Dopo questa modifica costituzionale si è lavorato per una legge che poi è stata approvata nel 2001 sulle indagini difensive cosiddette, che ha fatto sì che anche l'avvocato, così come il pubblico ministero, potesse fare una propria investigazione nell'interesse del proprio assistito e utilizzarlo nel proprio processo. La realtà delle cose, però, devo dire, è che l'avvocato normalmente non ha in mente il pubblico ministero, non li ha in termini normativi, perché il pubblico ministero ha la possibilità, spesso con l'avallo del giudice, ma comunque ha la possibilità di coartare consegne di documenti, fare perquisizioni, sequestri, eccetera, l'avvocato ovviamente no. Soprattutto l'avvocato del pubblico ministero ha le risorse dello Stato. L'avvocato spesso ha poche risorse, perché questa è la verità dei fatti, ci arriveremo a parlare anche di difesa dei non abbienti. La persona accusata di un reato non ha mezzi economici normalmente che consentono di assumere investigatori privati, fare sopralluoghi, assumere consulenti tecnici per fare consulenze. Spesso non è così, quindi diciamo che l'idea dell'indagine difensiva forse è un pochino lunga. L'ultimo punto che hai toccato, e poi magari sarebbe forse interessante a questo punto far vedere il pezzo del film, perché tocca tutti questi temi e ne aggiungi qualcun altro. Dico solo che mi ricordo quando verrà qui da noi al laboratorio Armando Spataro, che l'ho descritto come un corposo pubblico ministero, diciamo così, famoso, e via dicendo, che sposa perfettamente l'idea non tanto della parità sostanziale, ma l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'assoluzione quando serve chiederlo. Quindi vedete, no? L'accusa non per forza deve arrivare a un giudizio di colpevolezza, non perde lo Stato se lo Stato tramite il pubblico ministero chiede l'assoluzione, deve chiedere l'assoluzione perché ne guadagniamo tutti quanti se le prove sono sufficienti. Quindi perfettamente nell'ottica, diciamo, degli inviti fatti. Assolutamente, poi il dottor Spataro è un magistrato che ha sempre creduto con grande passione rispetto alla sua funzione nel fatto che appunto il pubblico ministero debba essere, io definito, parte imparziale, perché è vero, il pubblico ministero ha una sola, un solo potere, che è quello di essere fedele allo Stato, e quindi i veri pubblici
insieme, devo dire, anche qua sulla della caduta di, nelle varie categorie di qualità, i vecchi pubblici ministeri chiedevano la soluzione anche nel processo, se non erano convinti del fatto che ci fosse la prova della colpevolezza, la chiedevano senza problemi, i giovani un po' meno. L'autorevolezza, ecco, di quelle figure come Spataro non era pubblico ministero, ma diciamo che in realtà è quello che faceva Giovanni Falcone quando era giudice istruttore, diciamo che aveva un po' le funzioni di preparare l'accusa per il processo, istruendo il processo, quindi anticipava il ruolo del pubblico ministero facendo molto bene il lavoro per il pubblico ministero, che poi aveva sostanzialmente poco da fare. Voi non avete idea lo scrupolo di Falcone nel decidere di emettere mandati di cattura. Quindi stiamo parlando proprio dell'origine della faccenda penale. Mai lui, mai avrebbe emesso un mandato di cattura se non avesse avuto la reale contezza, non la certezza, ma la reale contezza di gravi indizi di pericolosità, di reiterazione, di eccesso. Quello che stava dicendo prima è che la categoria, tra virgolette, dei pubblici ministeri, che fanno come tutte le categorie, anche di persone che in realtà hanno una, come dire, concezione del lavoro molto differente da quella che poteva avere un Falcone, da quella che ha avuto uno Spataro, ma da quella che deve essere cardine nell'accusatorio vero, come si diceva negli Stati Uniti, l'accusa ha tutto l'interesse per andare a processo. Cioè l'accusa negli Stati Uniti ha tutto l'interesse a trovare un accordo con la parte, tant'è vero che vanno in realtà a processo il 2% di tutti i reati perseguiti. È proprio un mondo differente, ma non siamo noi così lontani, basta che si abbia reale contezza che dietro al pubblico ministero, alla pubblica accusa, non ci sta la pubblica opinione volontarosa di fare vendetta. Capite? Ne perde tutto, è lo Stato nel suo complesso che perde se il pubblico ministero altro non diventa che la voce della pubblica opinione, perché fa parte anche lui dello Stato di diritto che comunque, anche quando pronuncia colpevolezza, lo deve fare dentro nelle regole che valgono tutti. Certo, assolutamente d'accordo su tutto quanto. Era vero, arrivato, diciamo, a pensare di dire qualcosa. Allora, visto che ci siamo, cosa vuol dire che tu non hai l'obbligo di fare ogni cosa di del tuo assistito? Come qual è il limite? Sappiamo che è soprattutto una faccenda deontologica, no? Cioè non norme scritte, ma appunto la deontologia significa dei comportamenti che dovrebbero entrare al giusto, non prescritti dalla legge in un modo o nell'altro, alcuni sì, ma in linea generale le regole deontologiche sono quelle regole che dovrebbero. Come si fa in termini concreti ad instaurare un rapporto con il proprio assistito e non portare avanti delle cose che potrebbero danneggiare il proprio assistito se non fossero portate avanti? È chiara la domanda. Devi fare sempre tutto comunque nell'interesse del tuo assistito o c'è una regola deontologica che a un certo punto ti dice: qui mi devo fermare. Come ti muovi su questo difficilissimo, ovviamente, perimetro, superato il quale il rischio è esattamente quello che dicevi prima, con parole semplici ma chiarissime. Non sono tua sorella, neanche tua madre, sono il tuo avvocato. È quello che dicevo prima, menzionando la scrivania. Cosa vuol dire questo? Allora, innanzitutto faccio un passo indietro. Io l'ho detto prima, dato un po' per scontato, perché quello che la funzione del difensore non è quella di essere amico del procuratore, la funzione del difensore non è quella di fare tutto quello che è possibile per fare assolvere il procuratore, perché non è questa la funzione del difensore, è utilizzare tutti gli strumenti che lo
prescrizione per ottenere risultati favorevoli. In alcuni processi, una pena contenuta con il riconoscimento di un attenuante è un trionfo. Non è detto che sia sempre la soluzione della persona accusata il risultato con un buon difensore delineato. Questo cosa vuol dire? Il primo step è questo. Io lavoro nel processo con il materiale che viene acquisito nel processo. Io non ho l'ambizione di sapere qual è la verità vera, quindi che cos'è che effettivamente è successo e qual è la verità storica rispetto a un fatto di cui mi ho sentito accusato. Io lavoro con quello che di solito è stato fatto dalla pubblica accusa attraverso l'indagine, quindi con gli elementi che sono stati portati dall'accusa dentro al fascicolo. Io lavoro su quello e su quello faccio del mio meglio. Faccio del mio meglio per verificare che le acquisizioni sono state fatte secondo le regole. Se ci sono prove che sono state acquisite in violazione dei divieti, perché il potere di investigazione dello Stato. Lo Stato è il mio motivo vero e principale per cui ho deciso e volevo fare l'avvocato penalista tanto tempo prima di iniziare a farlo, è che ho sempre avuto un po' l'idea romantica, che non sempre è quella che poi uno incontra ogni giorno nell'esercizio della propria professione, del cittadino inerme di fronte al potere dello Stato. Perché lo Stato è una cosa che fa paura, nel senso che se lo Stato ipotizza nei confronti di un cittadino la violazione di una norma, lo Stato può fare tantissime cose per portare avanti questa idea dei poteri di investigazione molto profondi, molto ampi, ma deve rispettare le regole. Non può, per esempio, fare intercettazioni al di fuori delle norme che le consentono in maniera ben determinata, solo per i reati gravi, solo con l'autorizzazione del giudice. Non può fare perquisizioni senza, lasciandole alla polizia senza che l'autorità giudiziaria debba autorizzarle, diciamo così. Non può lo Stato raccogliere prove, confessioni, sottoponendo le persone a tortura, volutamente calcando la mano. No, quindi la mia funzione di avvocato è quella di vigilare sul rispetto delle regole e dare il meglio nell'interesse del mio cliente con il materiale che è utilizzabile seguendo. Il confine è di due tipi. Uno è un confine legato al buon senso, nel senso che io, esercitando la professione di avvocato, devo esercitare l'arte di persuadere in qualche maniera un interlocutore, che è il giudice, perché con il ministero ci posso discutere, posso cercare un patteggiamento, ma fondamentalmente la vera funzione dell'avvocato è di persuadere. Ora, se devo persuadere un'altra persona, il primo limite che io mi pongo è quello della mia credibilità. Quindi non andrò mai a sostenere che il mio assistito non era in luogo quando in realtà ci sono prove che attestano, seppure magari a livello iniziale, che la persona invece era in quel luogo. Cioè non andrò mai a sostenere l'insostenibile. Questo è il limite che io banalizzando definisco del mio senso. C'è poi un limite etico, che è quello che facevo accenno prima rispetto alle prove al sé, diciamo, al fatto che una persona accusata di un reato, specialmente se si tratta di reati gravi, specialmente io ho una visione romantica della mia professione, ma fino a un certo punto, in certi contesti di criminalità organizzata, è chiaro che ci sono anche delle pressioni anche sugli avvocati, perché sistemino situazioni magari facendo avere un messaggio giusto alla persona che deve testimoniare. Quello è il limite etico che ognuno di noi deve avere ben fermo e che su cui si gioca la credibilità esterna, ma anche interna nei confronti del proprio assistito. E arrivo al punto, cioè io questo per me assistito non dico assolutamente no, perché io devo fare il suo migliore interesse. Allora, se io stessi dietro a quello che mi dicono per i miei assistiti, al di là del comportamento illegale o non etico a cui ho fatto cenno, fare anche delle scelte processuali deviranti, perché alcuni, per dire, quando si tratta di decidere se farsi interrogare o meno, questo è uno dei classici modi in cui spesso l'avvocato e l'assistito non la vedono nello stesso modo. L'assistito spesso, come vi stupirete, ma è così, vuole urlare la propria emergenza, vuole fare dichiarazioni, vuole dire cose, vuole agitarsi. Quando magari si viene arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare di 1000 pagine con 20 fagioli di aggregati, e quando la persona ovviamente non ha la ferro da fornire, in quel caso è chiaro che si deve rispondere, si deve tornare l'anima, ma le spiegazioni da darle. Spesso è l'avvocato che dice no, non rispondiamo adesso, c'è la facoltà di non rispondere all'interrogatorio, per
prepariamoci, studiamo gli atti, perché sennò vai a suicidarti se tu rispondi in modo confuso, senza avere ben ricostruito magari il denaro, cioè ci sono casi, non sono una cavolata, meglio del sempre il frutto di una mela, né, scusatemi l'eresia nel definirlo banale, né l'omicidio classico in cui uno spara un altro e tutto lì, no? Ci sono processi iniziali complicati. Quindi io credo che sia corretto da parte di un buon avvocato imporre con la propria volontà di assistito. Quando c'è un rapporto fiduciario e arrivano delle distinzioni importanti, è un conto. Quando invece di funzionare un difensore di ufficio, le cose vanno viste in modo leggermente diverso. Perché se io ho un rapporto di fiducia con il mio assistito, che mi ha scelto, mi ha nominato, mi ha confidato anche delle cose, allora sulla base di questo rapporto di fiducia noi possiamo fare delle scelte insieme. Se le nostre visioni sono inconciliabili, io dirò, come mi è capitato di dover dire, però faccio un altro avvocato, io queste cose non le faccio, io questa strategia non mi sento di adottarla perché sarebbe devastante per gli effetti su di te, io sono usando tu, ma in realtà io sono una che vede lei ostinatamente sempre a tutti proprio per questo discorso di mantenere un po' le distanze. Posso, questo del se trovi un altro avvocato è ovviamente la cartina di tornasole. Si trovi un altro avvocato perché? Perché io penso di non poter fare bene il mio mestiere portando avanti quella sua tesi. È la garanzia di imparzialità più gigantesca che voi potete avere. Attenzione però, una cosa è nel caso individuale, una cosa è quella strana faccenda. È lì latente, ogni tanto esplode. Ora è abbastanza la domanda, è comprensibile che la gente basta guardi un filmato di telegiornale e si faccia l'idea che c'è il colpevole, no? L'arresto uguale colpevolezza, più delle volte uguale butta via le chiavi, no? In realtà siamo all'arresto, siamo al telegiornale, ecco, al telegiornale. Tuttavia, una cosa è l'opinione pubblica, una cosa è sentire dire da avvocati che in quanto avvocato Tizio non merita di essere. Si sta sempre più sentendo o il singolo avvocato, forse sarà quanti, o comunque un numero ampio, non di gente normale. È normale che dica che quello è colpevole, cosa vuoi difendere l'accusato di stupro, no? Ma voi capite la, in giudizio, la gravità nell'affermazione da parte di un avvocato che quella persona non merita di essere difesa. Noti anche tu una certa espansione di questa che è una aberrazione. Un'aberrazione, probabilmente dovuta ai mezzi di comunicazione di massa, ma è un'aberrazione. Dato che tu puoi rinunciare al tuo mandato, dato che nessuno ti obbliga a difendere nessuno, a parte quando vai nella difesa d'ufficio, ma quello è un altro discorso, come si fa a dire apertamente che mai difenderei il Tizio? Vedi, è sottile, eh? Una cosa è pensarlo, no, è libera di fare quello che vuoi. Ma una cosa è prendere la parola come avvocato, non come cittadino. Vediamo che si possa dire, parlo da cittadino. Tizio non ha diritto di essere. Hai buttato via gli anni spesi a giurisprudenza, ma lo puoi dire. Ma da avvocato, cioè dire, io sono un avvocato, per me Tizio non ha diritto di essere difeso, è una delle più grosse aberrazioni che possa concepire la mente umana. Sono d'accordissimo, credo che su questo vada bene. Non do per scontato che questi concetti che il professor Gagliani ha espresso per noi siano così chiari e così fondati, perché mi rendo conto che quando si legge di certi fatti, sono molto rivoltanti, perché non nascondiamoci di fronte al fatto che quando c'è la notizia di un reato con queste certe modalità odiose da persone.
Per ciascuno di noi, avvocati compresi, sente lo stomaco che si stringe. Ma qual è il punto? Io sto difendendo prima di tutto un presunto innocente, che è sempre un presunto innocente, anche se ha confessato. Primo, perché le confessioni sono a volte storte e casi di cronaca lo dimostrano. Secondo, perché non posso trattare in modo diverso una persona o un'altra persona accusata dello stesso reato a seconda del livello probatorio che c'è. Le persone accusate di un reato vanno trattate comunque allo stesso modo dal punto di vista del giudice. Ma questo è il punto, cioè se la funzione dell'avvocato è quello di far rispettare le regole, il rispetto delle regole, la presenza dei confronti di chiunque, colpevole innocente, accusato di un reato stupido, accusato di un reato a quello italiano, che invece non dà fastidio a nessuno, e quindi non ci deve essere nessuna distinzione tra questo punto di vista. L'unico limite che è quello, appunto, che può essere espresso per la difesa fiduciaria, non per la difesa d'ufficio, è quella un po' dello stomaco personale. Mi spiego, ci sono casi in cui, a me non è capitato, forse quando ero più giovane ero anche particolarmente indifferente, magari adesso su certe cose avrei più difficoltà, ma se un avvocato si trova per una sensibilità personale, magari per una vicenda personale che è capitato, perché noi, chiunque, può darsi che in famiglia si sia subito un reato da parte di qualcuno e quindi si abbia una difficoltà specifica. Allora cosa fa un avvocato serio? Consiglia alla persona di rivolgersi a un professionista, ma non fa cose come quelle che abbiamo visto fare, che a me personalmente mi indignano, come per esempio è capitato a una collega di vedere che aveva accettato un incarico di assistere una persona accusata di violenza carnale, per poi rinunciare pubblicamente. Come sostanzialmente trasmettere un messaggio di colpevolezza del proprio ex assistito, quello di prendere andasse, dicendo che in quanto promotrice di associazione a tutela delle donne violentate non poteva assumere la difesa del violentatore. Questo io credo che non sia sinceramente ammissibile. Questa è la mia sensibilità personale, mi apro a un certo punto. È chiaro che puoi rimettere il mandato, ma tu non dicendo pubblicamente in quanto associazione, in quanto, capite? Ovvio che puoi rimettere il mandato, ci mancherebbe, non è in discussione la possibilità di dire senta, non ce la faccio, sto crepando. Fare una cattiva difesa, esatto, perché sono troppo. Ma un'altra cosa è prendere pubblicamente le distanze dal proprio assistito dicendo che non riesce a difenderlo. Perché? Per il crimine che ha fatto, perché questo io non difendo un reato, io difendo un diritto a un giusto processo e difendo la persona titolare del diritto, ma non difendo il reato, perché io difendo i pedofili e allora sono a favore della pedofilia. Questo è un concetto che deve essere questo. Faccio un inciso su questo soltanto per dire che invece il difensore d'ufficio, e io sono stata per tantissimi anni specialista di difensore d'ufficio, in questa fase della mia vita non lo sono più, perché sia anche giusto a lasciare spazio anche ai più giovani, la scuola di formazione della difesa d'ufficio, che è una difesa seria, perché adesso c'è stata molta più consapevolezza, una volta si fanno scuole per formare i difensori d'ufficio di gamma, preparati e posti, non ragazzini nel primo anno, la funzione del difensore d'ufficio è delicatissima. Se io mi dichiaro disponibile ad assumere il ruolo di difensore d'ufficio, vuol dire che io vengo nominato al giudice quando la persona non conosce nessun avvocato, non nomina nessun avvocato, o peggio, non vuole nessun avvocato. Ce l'avete qua dietro voi, il secondo comma, no? Ecco. Adesso si riparla di terrorismo, di brigate rosse, di anni di piombo. In quegli anni i terroristi negarono la legittimazione dello Stato a celebrare i processi e quindi non volevano avvocati. Ci fu un famosissimo caso, l'avvocato Fulvio Croce di Torino, era presidente del Consiglio dell'Ordine, che si assunse l'onere di essere direttore d'ufficio di alcuni brigatisti del processo appunto torinese insieme ad altri consiglieri dell'ordine, fu ammazzato per questa ragione, fu ammazzato proprio per avere svolto il suo contenuto. Il direttore d'ufficio, siccome nel nostro sistema non c'era autodifesa, si presume che la persona coinvolta in un crimine, accusata di un reato, non sia in grado di difendersi da sola all'indio da un punto di vista tecnico, quindi c'è l'obbligo della nomina. Il difensore d'ufficio non può rinunciare, non può dare la di coscienza che dicevamo prima. Il difensore d'ufficio, una volta che è iscritto alle liste del difensore d'ufficio, deve mantenere il suo ruolo, salvo gravi motivi. C'è una norma, ovviamente, che salva la situazione personale. Se mi trovo a dover assistere uno che ha fatto una rissa con mio figlio, per dire, posso chiedere di essere
io subisco delle minacce dal mio cliente, posso subire, ma vi assicuro che la funzione di difensore d'ufficio mette spessissimo in situazioni di grande difficoltà. Lo dico perché è la verità, che mi sono trovato, perché anche di recente avevo ancora qualche reperto di queste difese d'ufficio, a dover sostenere la causa del mio assistito davanti a una corte d'appello, mi è capitato una settimana fa, con enorme difficoltà legate al fatto che il mio assistito sia stato assolutamente oppositivo nei confronti miei, nei confronti dei giudici, nei confronti della persona offesa, avere un atteggiamento arrogante, eccetera, eccetera. Non importa. Fa parte della funzione dell'avvocato difensore, in questo caso, ma in particolare del difensore d'ufficio, dover comunque dare il proprio meglio in qualunque situazione. Faccio un accenno soltanto, siccome avevamo accennato l'articolo 24, vorrei fare vedere questo aspetto dei film, alla questione della difesa dei non abbienti, perché questa cosa va detta, è importante saperla, non c'è coincidenza tra la difesa d'ufficio e la difesa a sede dello Stato. Se una persona ha i mezzi per pagarsi l'avvocato, se lo deve pagare sia che sia di fiducia sia che sia di fiducia. Io sono un miliardario che non vuole nominare un avvocato di fiducia, mi prenderò il mio avvocato d'ufficio, ma non lo pagherò. Se invece sono povero, i limiti di reddito sono piuttosto bassi, anche se siamo esageratamente bassi, però il patrocinio di spese dello Stato è un istituto sempre più praticato, purtroppo, perché la situazione economica, socio-economica. Siamo a 10.000 euro l'anno di reddito, no? 11.000 più 1.000 circa per ogni componente della reddito familiare. Cioè, se guadagni meno di 1.000 euro al mese, puoi accedere alla difesa per i non abbienti, ovviamente lo devi dichiarare, è reale, si dichiara. E posso nominare un avvocato di fiducia. Se il mio avvocato di fiducia è iscritto a queste liste per il patrocinio spese dello Stato, io posso scegliermelo, quindi non è che devo prendere. L'avvocato non è, no, se a volte si dice gratuito patrocinio, nell'orticaria, non è gratuito il patrocinio, l'avvocato non lavora gratuitamente, l'avvocato può fare delle cause pro bono, io sono una di quelle che spesso le fa più o meno contabilmente, nel senso che un conto è assistere un caso umano per cui si conta la mia. Però non deve passare il concetto che l'avvocato della persona povera è un avvocato che lavora gratuito. Se l'avvocato viene retribuito dallo Stato, sulla base di parametri, per cui è chiaro che la parcella sarà limitata, certo una fonte di grandi redditi, vengono pagati peraltro in ritardo spaventoso, quindi insomma chi fa molto gratuito patrocinio, come per usare questo termine che non va usato, sicuramente fa molta fatica perché le limitazioni sono molto. Allora io farei vedere, così facciamo anche un attimo di respiro, prego, volentieri, anche un'osservazione, prego. Lì la stampa e i hanno un ruolo molto importante, anche quando lei parlava dell'assistito che ha difficoltà a definire la propria voce, ma si vuole assolutamente usare la propria presenza. È la stampa e i che con persone che non sono mediche di mestiere invogliano a abbandonare la posizione. Quindi l'avvocato perde credibilità. Se io non mi ricordo sinceramente se l'avvocato non è avesse detto pubblicamente, non so se è caso. Però in altri casi, quando la stampa o comunque è giornalisti a dare la notizia, ma magari l'avvocato non ha pubblicamente detto nulla, perché non può sapere, dico una risposta viene nello stesso. Quindi è un problema, c'è un problema da l'avvocato. Anche da una perché la popolazione non è capisce niente. Certo. No, no, assolutamente verissimo, anche perché non abbiamo ancora parlato a fondo della questione del rapporto con l'ingegneria. Noi abbiamo una norma deontologica, di questo codice deontologico, che dovrebbe contenere le regole di comportamento etico, che ci dice in modo tranchante che noi non potremmo mai avere rapporto con la stampa. Ora, in quest'epoca è impossibile, se si segue un caso mediatico, non rapportarsi in qualche maniera, in certi casi, a me lo riconoscono anche gli organismi disciplinari forensi, in certi casi è opportuno interloquire con la stampa, perché quando un caso viene trattato, prima serata, seconda serata, con tutte le voci contro, quindi con la prospettiva della sola accusa, allora può essere opportuno, entro certi limiti, fare un intervento anche come difensore per diciamo mettere i punti su. Quello che però è assolutamente vero che dice lei è che in India
ci vado un po' pesante, ma manipola il senso di informazione giudiziaria, la manipola in maniera difficilmente percettibile da parte di chi non sia un tecnico, ma voglia anche chi esercita una professione nel settore. Fa fatica a distinguere, perché l'informazione viene resa in modo completamente scollegato rispetto alla realtà del processo, quindi nessuno ha visto una carta, nessuno ha detto niente, si parte con posizioni precostituite a favore o contro, si creano il mostro o il martire, più spesso il mostro che non il martire, però qualche volta anche il martire, adesso volete parliamo anche di questo. Per esempio il caso precedente della vicissitudine di Fabrizio Corona, l'avete visto tutti, no? Come se nulla fosse, si è creata una campagna stampa molto forte, una campagna di informazione molto forte, nel senso di creare i presupposti perché venisse considerato una persona estremamente sfortunata. Io non mi permetto, anzi, mi permetto perché ho letto qualcosa, di dire che questa revoca, questa misura alternativa alla detenzione è stata una vergogna, probabilmente non doveva essere pronunciata e doveva rimanere in misura alternativa perché effettivamente la patologia psichiatrica. Però lo sapremo perché nessun avvocato lo sapeva con noi, perché non è cattivo, non ne parla volentieri, chiaramente, ma parleremo della malattia. Però è per dire che ci vuole un attimo a esasperare nel bene e nel male le situazioni processuali che non sono conosciute nel dettaglio, e soprattutto che non possono essere rappresentate in modo così manipolatorio, soprattutto perché, ed è anche purtroppo dimostrato, c'è un'incidenza poi del processo mediatico sul processo vero, perché non è che i giudici vivano in una bolla protetta per cui non sono rimanenti influenzati, soprattutto quando si parla di fatti giudicati da una corte d'assise con i giudici popolari. Cioè è molto pericoloso che si centrino processi sulla base della sola tesi dell'accusa e in seconda serata sui canali televisivi nazionali. Io vado anche un po'. Io credo che tutto questo sistema di spettacolarizzazione passi anche attraverso conferenze stampa, delle forze dell'ordine, dichiarazioni di procuratori che a volte fanno, danno diciamo, in pasto all'opinione pubblica come se fosse la verità, quella che in realtà è un'indagine. Io ho un riferimento molto preciso, lo faccio anche se il dottor Gagliani magari mi distrugga. Il dottor Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, aveva fatto delle dichiarazioni a mezzo stampa un tempo fa, molto forti da questo punto di vista, rappresentando la sua verità come intangibile e rappresentando i giudici che poi magari assolvono le persone come persone che poi la storia giudicherà, mettendo quasi in dubbio no? la funzione del giudicante. Io credo che questo sia proprio filosoficamente devastante per la credibilità di tutto il sistema. Il giudice è quello che poi alla fine stabilisce nel nostro sistema la verità. Se posso, ci sono alcuni pubblici ministeri che dicono che smonteranno la 'ndrangheta come il Lego. Ci sono pubblici ministeri come Spataro che vietano quando il procuratore vietavano, anzi, ne ha fatte due, ma perché non poteva tecnicamente. Ma in certi casi servono perché magari quando c'è l'identità di una persona da far vedere ci sono motivi per cui servono. Voglio tornare su una cosa che collega alla sua domanda con quanto è stato detto. Pensate alla cosa più, come dire, chiara, limpida, che secondo la stragrande maggioranza delle persone è indice di colpevolezza. Mi dichiaro colpevole. La tizio è arrestato e si è dichiarato colpevole. Da un punto di vista giuridico vale esattamente l'opposto di quello che pensa la persona comune, perché confessare un reato, non dico che sia un attenuante, che voglia dire uno sconto di pena, ma il giudice tiene conto che tu confessando il reato non è sopra, dico così, è molto semplice. Non ti sei opposto al corso della giustizia. Non dico che è un atteggiamento che il giudice deve valutare in modo positivo, ma sicuramente c'è un mondo tra la persona che guarda il telegiornale e dice ha confessato
finito, e il giudice che invece sulla confessione costruisce addirittura l'attenuante. Cioè calino la pena e la abbassa proprio perché è confessato. La gente sei colpevole, il giudice, certo che può dire che sei colpevole, ma valuta diversamente la prova maestra, no? Si chiama la confessione. Quindi pensate quanto è importante. Sul perché lo faccio nei mezzi di informazione ci sono mille tesi, la più corretta è certamente una faccenda di denaro, non ti devi girarti intorno, l'audience sale se tu racconti storie macabre, storie tenere, storie di segreti, di omicidi, di sangue sulla borsa, sulle macchine, questo è sicuro. Però poi c'è anche una propensione innata nelle persone verso il macabro, guardate che è realmente così, siamo attratti a volte dai film sulla pena di morte, dai film che ripercorrono la vita di un omicida. Pensate che quando c'era la pena di morte in Francia, la piazza dove eseguivano la ghigliottina era uno dei luoghi dove si avevano più rapine nell'intera Francia. E la gente era attratta dalla ghigliottina e nel frattempo, siccome tutti erano lì ad aspettare, la ghigliottina non viene tagliata della testa. Pensate già andare in piazza a vedere uno che gli viene tagliata la testa. Ma era talmente piena la piazza che lì aumentavano di colpo i furti, perché appunto la gente andava lì anche per. Ma è un tema gigantesco quello dell'opinione pubblica, del processo mediatico, del processo che quando finisce magari tu sei innocente, sei già distrutto completamente in termini economici, in termini psicologici. Non è facile reggere, non è facile reggere. E quando poi tu sei in carcere, non stai in carcere come dovrebbe essere, separato rispetto a quelli anche se tu sei soltanto, ma neanche magari in primo grado, no? Dovresti stare separato, non c'è. Ma come dire, ti pesa addosso tutto quello che finisce sui media, tutto quello che viene detto dal procuratore della Repubblica, dalla polizia giudiziaria, e tu ora che aspetti la fine e magari la soluzione, hai già scontato non la pena, ma quella pena ulteriore dovuta a tutta questa roba. Sì, perciò non c'è neanche l'erogazione giudiziaria, ne parla sempre l'articolo 24. La soluzione è una parte che finisce normalmente in un trafiletto a pagina 10, quando invece l'arresto è anche una pagina così sbagliato. E poi è vero, ci sono modi per riconoscere l'erogazione giudiziaria della giusta detenzione, certo che però. E quindi diciamo che il concetto secondo me è importante, al di là del fatto che sia tutto informato, la cronaca giudiziaria è fondamentale, cioè giusto che ci sia un controllo dell'opinione pubblica su che cosa accade, sui reati che vengono commessi, sulle indagini che vengono effettuate. La cosa importante è che l'indagine non venga presentata come una verità, perché la verità c'è soltanto nel processo e diciamo che da un punto di vista costituzionale c'è solo dopo la celebrazione del terzo grado, che non vuol dire che fino al terzo grado non si possa informare l'opinione. Questo meccanismo va, secondo me, collegato, è un meccanismo forse con delle motivazioni economiche, quello di pompare l'opinione pubblica, di pompare le paure dell'opinione pubblica, ma va in qualche modo collegato a una degenerazione della credibilità della giustizia che passa anche attraverso un fenomeno che secondo me è terribile, poi potete far partire il video, magari lasciamo su questa altra delle domande, che è quello della strumentalizzazione delle vittime, nel senso che chi ha subito un reato si trova in un ruolo. Il processo penale non ha un ruolo vivo. Il nostro processo penale, secondo me, giustamente, si basa sull'accusa pubblica e non sull'accusa privata. Il sistema, diciamo, della vendetta privata è un sistema arcaico che abbiamo giustamente superato da secoli nel nostro paese. Tuttavia, non c'è un riconoscimento di un ruolo da parte della presunta vittima del reato, perché è chiaro che una vittima è tale. E nel processo penale la vittima può solo chiedere un risarcimento attraverso la costituzione di parte civile, ma
questo è spesso un ruolo molto marginale. Le pressioni dell'opinione pubblica, dei mezzi di informazione sul processo penale creano spesso un'aspettativa da parte dei familiari delle vittime, quando sono più delle vittime stesse, quando invece sono sopravvissute al reato, che vengono poi, che esplodono poi in manifestazioni che minano davvero i capisaldi del nostro sistema giudiziario, che sono i fisi e gli urli quando vengono lette le sentenze, se sono la prescrizione, i fischi e gli urli quando viene dichiarata la prescrizione, che è un istituto di civiltà giuridica, l'informazione su questo ha, secondo me, fatto dei danni pazzeschi, facendo passare la prescrizione come un modo per farla franca. La prescrizione è una questione di civiltà, a 20 anni da un fatto minore, ovviamente ci sono reati prescrittibili, proprio in questi giorni c'è stata la notizia degli arresti in Francia, dei brigatisti che furono accusati e condannati di omicidi, questo è un altro conto, ci sono reati che non si prescrivono mai. Ma i reati che si prescrivono, quelli di poco conto, è giusto che si prescrivano. Voi potete immaginare di aver commesso un reato magari a 20 anni, nel furto in un supermercato, e di trovare a 50-60 anni a dover soltare degli anni di carcere per quel reato di 30 anni prima. Questo per dire che questo tipo di manipolazione, ripeto, dell'opinione pubblica, soprattutto quando ha a che fare con le vittime, crea davvero delle cose aberranti. Non parliamo della aberrazione che vediamo nella parte relativa all'esecuzione della pena, per cui le vittime si sentono poi, ma perché vengono sovillate ancora una volta dai giornalisti, si sentono in dovere di dire che la persona non deve andare in permesso pieno, ma perché? Perché sono passati 30 anni da un fatto, la persona è profondamente cambiata, ha rivisitato tutta la propria vita, è una persona nuova, non dovrebbe avere una seconda possibilità, lo dice la Costituzione, quindi non ci può essere un atteggiamento di questo tipo con delle basi vere. Io credo da questo punto di vista, ve la menziono come cosa buttata lì, però mi piacerebbe che si potesse approfondire, c'è il sistema di giustizia riparativa, che è un sistema complementare rispetto al sistema giudiziario del processo dell'accertamento dei fatti, che dà delle risposte alle vittime di reato, nel senso che prevede la possibilità di dialogo, di incontro tra la vittima e l'autore di reato. E lì la finalità non è la vendetta privata o l'esercimento economico, è di cercare una forma di riconciliazione, di ricucitura dello Stato. Non sempre funziona, non sempre la vittima e l'autore di reato lo vogliono, perché non può essere sentire di voler fare. Quando funziona è molto più gratificante che non l'idea di mettersi a urlare di fronte a un giudice che funziona, fa un lavoro per prendere la mano. Se volete, io per fare ma 10 minuti, non di più. È un pezzo di un film molto bello che è Il Conte delle Spie. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, è notissimo, ecco. E secondo me, nel ruolo di Tom Hanks come avvocato della spia, si racchiudono tutta una serie di problematiche di cui alla fine abbiamo parlato, in che modo parlato, però qualche punto in più forse lo dai, quindi ve lo farei vedere, poi commentiamo. Guardiamo il film, poi non ci facciamo e andate un po' di più avanti. Non so se si sente, però. Con calma. Non credo che si senta però. Si sente qui, giusto? Ma voi ne sentite niente. Aspetta, prima un attimo. Non so se c'è una. No, non so se esistono delle casse. Audio disattivato. Chi è che ha fatto lezione qua? Nessuno di voi. È andata in decisione, c'era, quindi c'era. C'è una qualche dai un professore tecnico del suono abbiamo allora lei non sa. Si aspetta un momento, no, allora, così c'è,
Sentiamo, tappatevi le orecchie. Provo. Dobbiamo solo trasferire l'audio da qua. Adesso si vede, sì. Guarda anche l'impostazione dell'audio, ma non c'è qualche esperto qua di PC che riesca a metterci mano? Che ci dica come output out parlanti saranno quelli, però per... quelli che c'è solo quelli. È tutto abilitato, forse adesso è tutto, eh? No, sempre qua. Il microfono. Si sente? Lo rimettiamo indietro? Muore nessuno, sono riusciamo. Però qua un PC al massimo, perché non legge il PC? Audio spaziale disattivato, cosa vuol dire? Attivo. Però c'è Windows Sonic per cuffie. No, direi che no. Sì, aspetta che non mi faccio scrivere. L'uscita audio del PC è praticamente una pietra di cuffia. A cosa? Questo è. Ah, forse ci siamo. HDMI però è dietro. Anche c'è solo un USB e basta. No, qua c'è USB e basta. Sì, comunque quello, perché se me l'hanno messo qua significa usi questo. Certo, sì, se ci sarà stato. Al PC è collegato? No, no, quello esce da là e non è collegato al PC. Ok. Allora, bisogna vedere se il PC... No, no, perché non c'entra niente di tutto. È qua il video. È qua il... La chiavetta collegata qui, sì. Questo è il PC che sì. Stiamo usando. Allora, dal PC va forse no. No. Non è questo. Altrimenti, questo è importante, vero? Ma faccio il DJ? Esatto. No, lo faccio qui. Perfetto. Stendo le voci, vediamo. Fantastico. Grazie. Aspetta un attimo, che torniamo un po' indietro. No, vabbè, basta questa qua, dai. Metti questo schermo. Aspetta. Passiamo un pelo, va. Vado? Questo schermo?
Allora, erano penso abbastanza breve, però io credo che davvero racchiudesse moltissimi dei temi di cui abbiamo parlato oggi in questa storia di questo avvocato che si è messo lì per difendere una spia dal governo americano per dare una legittimazione a questo processo alla spia, senza tenere conto del fatto che un avvocato, quando fa l'avvocato, lo fa fino in fondo e quindi non lo fa per fare finta di farlo. Difende anche la spia al meglio, fa le questioni procedurali e quindi vuole fare ricorso in appello e non viola il segreto professionale per ragioni di sicurezza nazionale, no? Perché questi
sono poi temi che ricorrono nella nostra professione quando ci troviamo a avere a che fare con norme emergenziali, perché ci sono tante norme nel nostro codice di procedura penale, per esempio, che sono state inserite in relazione a fenomeni specifici. Le norme sul fenomeno mafioso sono le più significative, ma ci sono tante norme speciali legate, per esempio, adesso a quello che si definisce codice rosso. Spesso sull'onda dell'emotività vengono cambiate norme e inserite norme ad hoc, spesso in qualche modo riconosciute. Allora, Tomenz è durissimo nel dire che il suo dovere nei confronti del suo assistito non muta per il fatto che il governo l'ha messo lì con l'idea di fare finta di dargli una difesa. Mi piace tantissimo quel discorso del manuale delle regole, no? Che è un po' quello che poi cercavo di comunicare, di trasmettergli, di dire quello che è importante rispetto al ruolo dell'avvocato è che le regole vengono rispettate per tutti, per il povero innocente, per la spia chiaramente colpevole. C'è il tema importantissimo della giurisdizione che alla fine decide, il giudice decide di condannare la spia a 30 anni e non alla sedia elettrica. Guarda, incredulo, Tomenz dicendo allora non vado a friggere sulla sedia elettrica, no. E l'opinione pubblica insorge, quindi questo anche è uno dei temi che abbiamo in qualche maniera già trattato, cioè il fatto che appunto i meccanismi procedurali e l'esercizio della giurisdizione a volte si scontrano con l'opinione pubblica, con l'emotività. E infine c'è un ultimo tema importante di cui non abbiamo ancora parlato, che non c'è no. Davide d'accordo, qui non c'è no, farei, che è quello delle minacce che subiscono gli avvocati in quanto avvocati. Qui Tomenz viene in qualche modo fatto oggetto di velate minacce che poi vengono riepilogate in questa frase finale che viene detta, no? Tutto a un prezzo, quindi tu puoi fare il percorso dell'appello che vuoi, ma la pagherai, perché la pagherai, si farà il tuo dovere fino in fondo. Questo è un tema importante che negli ultimi anni è venuto fuori in termini molto significativi, con particolare riferimento a situazioni che si sono verificate fuori dall'Italia. C'è una giornata dell'avvocato minacciato che viene celebrata ogni anno, c'è una pagina internet che celebra, diciamo, gli avvocati in pericolo in giro per il mondo. Ci sono situazioni terrificanti in cui gli avvocati vengono perseguitati proprio come categoria. Questo, per esempio, si è verificato in Turchia negli ultimi anni in modo molto pesante. L'anno scorso avevo mostrato un video, quest'anno non ho portato, perché un video impressionante, se volete vederlo, lo trovate su YouTube. Si tratta degli arresti di avvocati nel 2013 a Istanbul. Si vedono delle immagini terribili di forze di polizia che fanno irruzione a Palazzo di Giustizia e trascinano via avvocati in toga, cioè è stata veramente una ferita molto forte. E il regime turco ha ultimamente sottoposto a persecuzione gli operatori del diritto, ma non solo gli avvocati, i professori, i giudici, ci sono stati moltissimi giudici incarcerati e condannati in quanto oppositori politici del regime. In tanti paesi svolgere il ruolo di avvocato mette direttamente in pericolo la vita delle persone che lo fanno. In Italia, nei paesi diciamo occidentali, termine un po' flusso forse, è meno palese la cosa, perché nella mia vita quotidiana non esiste il pericolo di quella verità. Però ci sono situazioni in cui rispetto al ruolo dell'avvocato visto in maniera distorta, come dicevamo prima, cioè quello di complice del proprio cliente, si scatenano delle campagne violentissime, a volte che rappresentano davvero una minaccia personale. Ci sono state, per esempio, di recente colleghe sottoposte proprio a minacce di morte per aver difeso un stupratore a Rimini, era non tanto tempo fa. Ci sono stati avvocati che per avere preteso rispetto delle regole per aver esercitato la corruzione fino in fondo, vi ho menzionato Fulvio Croce prima, che è stato un caso ovviamente notissimo, si cita spesso, si celebra l'esempio dell'avvocato Serafino Famana di Catania, che è stato ammazzato dalla criminalità organizzata per aver rappresentato a proprio assistito quali fossero i suoi diritti rispetto a una dichiarazione che andava a fare. Quindi, questo per dire che io credo che sia importante mantenere la barra dritta sulla funzione dell'avvocato, anche perché possa continuare ad essere esercitato nell'interesse di tutti nel modo migliore possibile, senza condizionamenti. Cioè, l'avvocato condizionato diventa
un avvocato debole, un avvocato incapace di tutelare il proprio assistito e di tutelare quello che appunto diceva il professor Galliani, sono poi i diritti di tutti quanti noi, perché la giustizia penale non è affatto una cosa molto lontana, può toccare ognuno, ci vuole poco, lo dico onestamente, per essere coinvolti in un processo penale, perché il penale fa di tante cose, non ci sono solo tanti gradi. E quando poi lo si prova sulla propria pelle, insomma, ci si rende conto di come avere diritto a una difesa tecnica sia fondamentale. Sì, se posso aggiungere, solo su una cosa non sono d'accordo, che ci sia un mondo tra la Turchia e l'Italia. Guardate che se tu arresti un avvocato perché lo ritieni un cospiratore contro la sicurezza dello Stato, a me interessa relativamente. Puoi arrestare un avvocato, puoi arrestare un professore, puoi arrestare un magistrato, tanto è talmente ampio il capo di imputazione che poi si vedrà, nel senso che se sei uno Stato democratico gli fai il giusto processo, se non sei democratico tratti in modo ingiusto l'avvocato, il professore, il magistrato. Il problema turco è che arrestano gli avvocati in quanto difensori di presunti terroristi. L'avvocato che difende il terrorista è terrorista. E quindi, avete il punto. Ditemi a voi, io tutti i giorni mi sento dare indirettamente del mafioso perché sono contro il reato allo Stato. È normale un paese che dà indirettamente, non del mafioso, ma di uno che favorisce la mafia se si batte contro il reato. Passa un millimetro a vedere l'avvocato di uno stupratore come uno stupratore, l'avvocato di un mafioso come un mafioso, l'avvocato di un rubagalline come uno che nella vita qualcosa che non distorto l'ha fatto. Certo, da noi non si arrestano, ma il peso intellettuale è devastante. La paura di difendere un mafioso perché altrimenti si viene paragonati a un mafioso. È una roba che al nord, ma al sud, una delle motivazioni principali delle rivolte che sono prima di tutto dei giovani intellettuali contro la mafia è che non siamo tutti mafiosi. Capite il concetto? Tu puoi essere contro la pena di morte, contro l'ergastolo statico, contro una previsione dell'associazione mafiosa che è molto sociologica e poco giuridica, ma vuol dire per caso che sei un mafioso? Se dentro di te c'è questa idea, e non mi riferisco a voi, a fior di intellettuali, di pubblici ministeri, quanto ci manca ad arrivare alla piena assimilazione dell'avvocato del mafioso come mafioso. E non ci vuole un attimo. Invece di far rimanere segreto il colloquio tra l'avvocato e l'assistito, cosa che se non fosse non sarebbe un colloquio. Quando tu vai in carcere e hai un colloquio con il tuo assistito, il principio cardine è la segretezza, perché se no se c'è lì uno che ti guarda, non puoi fare bene la tua difesa, il tuo mestiere. Quanto ci vuole, secondo voi, a passare? Provato, ovviamente, dichiarato incostituzionale, ma è sempre lì latente. Quanto ci vuole a far passare l'idea che se tu sei un avvocato di un mafioso, qualcosa sotto casa? Cosa ci vuole a intercettare in un secondo l'avvocato di un mafioso? Attenzione! Solo perché avvocato di un mafioso. Non lo sbatti in carcere, ma guardate che vivere tutti i giorni con l'idea che ti stanno intercettando perché sei avvocato di un mafioso è una violenza psicologica esattamente pari alla violenza fisica di sbatterti in carcere. E a me non me ne frega niente di prendere le difese degli avvocati come categoria, non prendo mai così. Ci saranno avvocati intelligenti e avvocati stupidi, come i panettieri e i fioristi e i professori e gli studenti. A me interessa capire quell'avvocato, anche fosse soltanto uno, che lo fa
magari per passione, magari con esperienza, magari con professionalità, che viene tirato dentro nel calderone, quando in realtà è uno dei più antimafiosi del mondo, dentro di sé. Guardate che ci sono rapporti di amicizia tra avvocati e magistrati rotti, perché ad un certo punto l'avvocato ha deciso di difendere un mafioso e il magistrato non l'ha accettato. Non va bene questa cosa. Ragioniamo per categorie o ragioniamo per casi umani? Ci sarà l'avvocato del mafioso che fa delle cose che non vanno? Assolutamente sì, ne sono praticamente certo. Ma così come sono che c'è l'avvocato del mafioso che odia la mafia. Riuscite a ragionare in termini lineari? L'avvocato di uno stupratore è uno a cui piace fare stupri. Non ci vuole tanto, e soprattutto il passaggio a sbattere in carcere una persona solo perché è avvocato di tizio è veramente sottilissimo. Mi ha fatto piacere che hai ricordato la Turchia, perché è uno degli esempi più, come dire, attuali, ma in un modo o nell'altro è pieno il mondo di questi problemi. Se vi ricordate, chi ha fatto il libro di Paolo Pinto sui diritti umani nella struttura europea, c'è un avvocato che è morto e che non c'entra niente, le madri, la casa civile di separazione. A caso civile di separazione, sono le peggiori. Naturalmente i libri di condominio, secondo voi, sono semplici, se non hanno niente di penale. Ma comunque era per portare sull'attualità Turchia, che chiude le cerchie, siamo partiti sul discorso della sì, sì, no, volevo solo aggiungere due cose rispetto a quello che ha detto Davide, condivido, sono preoccupazioni che ho. Vorrei cercare di fare capire a voi, perché forse noi diamo per scontato, Davide, che per esempio la tutela delle comunicazioni, della segretezza delle comunicazioni in avvocato e assistito sia una cosa doverosa per uno Stato civile. E forse lo diamo proprio per scontato, perché qualcuno potrebbe chiedersi, beh, ma cosa ti da nascondere? No? Per quale ragione io non posso intercettare l'avvocato in privato di assistito? Io non posso intercettare l'avvocato in privato di assistito, perché non siamo in uno Stato etico che deve registrare tutto quello che accade a prescindere dalle forme con cui i processi si celebrano. Cosa intendo dire? Il processo va celebrato secondo alcune regole. Se la persona che io assisto mi vuole dire che ha commesso un reato, ma non c'è la prova che lo abbia commesso, perché nessuno ha visto questa cosa e non c'è nel fascicolo processuale una prova. Questa persona ha il diritto di farlo, è un po' come il segreto confessionale, no? Che è ugualmente tutelato dalla legge. Ci sono ambiti come dire, di necessità di tutela di segretezza che non sono facilissimi da accettare. Perché mi rendo conto, è un po' la questione di Comex, no? Quando si dice, beh, è una questione di sicurezza nazionale, ci vuoi dire cosa ha detto la spia nel segreto a te, avvocato? È il momento, però, perché se io inizio a pretendere che mi si dica quello che ha detto la spia e poi pretendo quello che mi si dica quello che mi ha detto il mafioso, superatore, e poi l'altro di mente, finisce che il processo non ha più senso di essere, perché basta per essere condannati, per essere, come dire, per subire legalmente una violazione dei diritti, perché poi quando lo Stato ti mette in carcere per espiare una pena, viola i tuoi diritti in modo legale, ovviamente, perché lo fa l'istituto di un accertamento giurisdizionale. Se l'accertamento giurisdizionale non è più necessario, perché tu non hai più bisogno di una tutela legale, perché lo Stato è in grado di capire tutte le informazioni perché tu possa essere condannato, allora a quel punto il processo non ha più ragione di essere. Gli avvocati non servono a nulla, ma non servono a tempo, i giudici poi, e basta, cioè si finisce con uno stato di polizia. Io non so quanti di voi siano convinti del fatto che tutto questo sia giusto per un sistema. Mi rendo conto che, ripeto, noi a volte lo diamo per scontato perché sono cose che abbiamo immagazzinato e anche vissuto, no, da tanti anni e la vita via. Però è centrale questo aspetto. È assolutamente centrale. Pensate al latitante che chiama un prete perché deve confessarsi.
Pensate, il medico è un po' diverso, perché il medico che dà la prestazione sanitaria alla latitante è un attimo diverso, ma concettualmente è uguale. Che facciamo? Sono comunque tutte quelle norme che appunto tutelano non il singolo, ma come si è detto, ritorniamo a quello che si era detto proprio all'inizio, sono norme che tutelano il sistema, cioè la garanzia che uno Stato rispetti le regole nei confronti. E quindi anche a me può dar fastidio il fatto che appunto la SIA abbia detto delle cose all'avvocato che magari mettono in pericolo la nazione, o che il mafioso abbia detto all'avvocato qualcosa che riguarda la commissione di reati da parte di altri. Poi è chiaro che, e la cosa grazie a Dio non si può con una grande frequenza, è poi qualcosa che è legato alla coscienza individuale, il dovere rompere il segreto professionale in alcuni casi estremi. Però il principio è quello, il principio è che io, al mio avvocato, ho diritto di parlare in termini di riservatezza. E comunque partiamo sempre dal presupposto per meglio immagazzinare questo concetto che la persona è presunta innocente fino a sentenza. Quando io decido di tutelare il segreto tra questa persona e il suo avvocato, io sto tutelando le comunicazioni tra una persona presunta innocente e chi deve rispettare, deve far rispettare ecco, le regole del processo. E dico un'ultima cosa su questo, perché più dignità umana di questo. Chi non avrebbe voglia di ascoltare cosa si dice uno stupratore con il suo avvocato? Magari non ha rivelato dove ha nascosto la bambina dopo averla stuprata. Chi di voi non avrebbe voglia di ascoltare quello che questo dice al suo avvocato? Eppure non puoi. E cos'è che ti impedisce di fare il passo? Si chiama dignità di tutti gli esseri umani, perché il stupratore non ha meno dignità perché non la perde solo perché è stupratore, così come che il benefattore non la guadagna, ce l'ha tutto e basta. Se superi quella sticella lì e quindi intercetti il dialogo tra lo stupratore e l'avvocato, perché pensi che lo stupratore dica all'avvocato dove ha la sorte, e dicendo, è superato il diritto che non devi superare. Certo, tenete presente ed è giusto comunque dirlo, perché ovviamente le regole hanno un fondamento logico e non devono diventare regole fini a se stesse. Che per esempio, se l'avvocato è in prima persona indagato per un reato, allora queste regole vengono meno. Cioè c'è la possibilità di intercettare un avvocato in quanto avvocato se il reato è attribuito a lui, non invece se agisce come difensore di una persona accusata di un reato. Era quello che il professore sottolineava quando diceva che tutti gli avvocati sono stati arrestati in quanto avvocato. Cioè tu difendi il terrorista, ergo sei un complice del terrorista. E questo è il concetto sbagliato, questo è il concetto che è inaccettabile, il fatto di avvicinare la funzione al reato. C'è un altro film che magari avete già visto, purtroppo non ha vinto veramente niente agli Oscar, nel processo ai sette di Chicago, penso sia su Netflix. Guardatelo perché sì, sono bravi anche a fare film basati su storia vera, è una storia che inizia e finisce in un'altra di processo, qualche scena di fuori che spiega i fatti del caso. È una storia vera. E sono molto bravi gli americani a descrivere il senso del processo. Guardatelo perché si capisce esattamente la parità tra accusa e difesa, si capisce questa imparzialità dei giudici che a volte proprio debordano in alcuni atteggiamenti paternalistici, proprio da buon padre di famiglia, no? È così. Guardatelo perché è assolutamente importante. Difesa, giusto. Lasciamo magari spazio per domande, interventi. Sì, ma arrivano a quest'ora che sono distrutti. O anche temi, ecco, prego. La situazione, la situazione, la situazione,
Ma allora, l'avvocato ha le tutele che hanno le persone, che hanno tutti, nel senso che un avvocato può denunciare rispetto a eventuali reati che vengano commessi nei propri confronti in termini di minacce, in termini di diffamazione, in termini di quelle che sono le azioni poste in essere nei propri confronti. Io credo che la migliore tutela per un avvocato sia la propria formazione, la propria formazione professionale che comprende sia la conoscenza delle leggi, diciamo così, che la conoscenza dei propri limiti deontologici, quindi la capacità di mettere confini, mettere barriere rispetto appunto al assistito e nient'altro, ecco, non ci sono strumenti di tutela specifica. L'avvocato come categoria ha degli organismi rappresentativi, diciamo, delle istituzioni che dovrebbero tutelare, diciamo, gli interessi dell'avvocatura. Il discorso, per esempio, che ci fa il professore all'inizio dell'inserimento del ruolo dell'avvocato in Costituzione può forse essere una risposta rispetto a quello che lei diceva, cioè il fatto che venga valorizzato, oltre al diritto di difesa che da sempre in Costituzione, anche il ruolo in sé dell'avvocato, può dal punto di vista simbolico forse rendere più evidente l'importanza della funzione. Io non ci credo tanto, credo che la questione sia culturale, credo che la questione debba essere affrontata informando, come stiamo fare anche oggi, facendo capire appunto quello che si diceva prima, che la funzione del processo penale e degli attori del processo penale è fondamentale per la civiltà del nostro Stato, per tutti, no? A volte si dibatte bene con i magistrati su una cretinata di per sé, però secondo me è una cosa importante. Cioè, l'avvocato secondo me fa parte della giurisdizione, è un soggetto della giurisdizione, come giudice e come ministero. Alcuni magistrati tengono a dire che invece l'avvocato non è della giurisdizione, la giurisdizione è dei magistrati, quasi che noi fossimo ospiti nei palazzi di giustizia. Questo è un concetto sbagliatissimo, secondo me. L'avvocato è un soggetto autonomo, questo sì, un libero professionista. Ci sono proposte, per esempio, di ovviare ai limiti che ha la difesa d'ufficio e per la giustizia dello Stato per un ufficio pubblico di difensore, quindi facendo diventare l'avvocato non un libero professionista, ma un dipendente dello Stato. L'obiezione che viene fatta rispetto a questo tipo di struttura, che renderebbe qui sì davvero l'avvocato paritario, anche dal punto di vista del quadramento rispetto al magistrato, l'obiezione è che così l'avvocato diventerebbe, cioè si sbilancerebbe in quel dualismo di cui vi parlavo prima, verso lo Stato piuttosto che verso il proprio assistito, no? Però non è tanto il tema in sé, la soluzione di questo tema che volevo rappresentare, quanto il fatto che credo che davvero la cosa più importante che ci si renda conto invece che la funzione di difesa non è, ripeto, una funzione di difendo a tutti i costi, mi butto sotto la macchina per farti assolvere, ma è la funzione di chi fa rispettare le regole. E quindi credo che interessi a tutti che rimanga questa funzione e sono appunto di avere. Voi avete, non so se tutti, ma più o meno penso di sì, un privilegio. Quest'anno non abbiamo prodotto per motivi di pandemia, ma avete conosciuto, forse qualcuno, sicuramente la maggior parte dei casi, qualcosa scritto da una persona che incarna in un modo o nell'altro quello che si dovrebbe tendere a fare per arrivare più vicino possibile alla perfezione. Paolo Pinto, prima di fare il giudice, ha fatto l'avvocato, e prima di fare l'avvocato ha fatto il professore. Padre e figlio, spirito, tutti e tre. Il miglior giudice, non c'è dubbio che è il miglior avvocato. Più tu hai fatto l'avvocato, più tu sei in grado di fare bene il giudice. Non c'è dubbio. Seppure dietro ci metti il professore universitario, allora è fuori capito che è un'eccezione al mondo. Voi vi siete privilegiati perché in un modo o nell'altro abbiamo un contatto con Paolo Pinto, è un'eccezione.
non è l'eccezione l'avvocato che fa il giudice. Negli Stati Uniti nel Regno Unito è normalissimo. Il 95% dei giudici inglesi ha fatto prima di fare il giudice l'avvocato. In Italia siamo ancora appunto a questa distinzione che è prima di tutto culturale. Non c'è dubbio però che il buon giudice è prima di tutto il buon. È più facile fare un giudice bene se prima hai fatto l'avvocato. Per dentro ci metti anche un po' di insegnamento, perché impari ad essere franco. L'avvocato è rispettato, l'avvocato franco. Quando io conosco magistrati, pubblici ministeri, giudici e avvocati, quindi sono terzo, ma la maggiore descrizione di stima che dà un pubblico ministero nei confronti di un avvocato è la schiettezza dell'avvocato. Più tu sei trasparente, più tu sei chiaro, più tu sei schietto, più ti rispettano nel processo. Non c'è dubbio, è mica facile essere schietto difendendo una persona che c'ha tutto contro. Eppure il primo a ringraziarti poi anche se vuole il giudice, questo è importante, no? Il rispetto reciproco che guadagni sul campo proprio. Benissimo, assolutamente era un po' quello che dicevo prima quando parlando di separazione delle carriere, diciamo, secondo me sarebbe molto più importante, anzi una bella commissione, no? Dobbiamo contaminarci un po' a vicenda, nel senso del buono del termine, dobbiamo imparare a cambiare punto di vista, dobbiamo imparare a metterci nei anni altrui, insomma, se suona retorico, ma non lo è, il dialogo, il confronto, danno risultati sicuramente migliori di un isolamento per categorie, diciamo le barriere, ecco. Qualcun altro spunti, domande, osservazioni, a ruota libera, informazione che abbiamo alla fine detto anche poco, cioè non si volete da dire. Quello che più mi piace è che nessuno di loro probabilmente nella sua vita farà nulla. Perché non è vero, Perché ho la prova proprio dimostrata che uno dei miei migliori studenti, che si è laureato con me, poi è andato negli Stati Uniti, ha fatto un master sempre in relazioni internazionali, poi a un certo punto ha detto: ho sbagliato tutto quanto, si è scritto la facoltà di legge Oxford, ha preso la laurea in legge Oxford, adesso fa l'avvocato in no? Quindi esiste un senso di tutto quanto stiamo dicendo. Ma anche se voi non farete l'avvocato, immagino che dentro questa cosa complicatissima che è il processo, non mancano comunque gli spazi, anche per rapporti professionali di altro tipo rispetto a quello dell'avvocatura. Pensate al peso dei diritti, l'altra volta abbiamo fatto l'importanza degli antropologi di fronte a problemi di diritti culturali. E voi a chi pensate si rivolga l'avvocato quando deve provare qualcosa a favore del suo assistito in materie super tecniche? Pensate alle malattie psichiatriche. L'avvocato non è laureato in psichiatria e si appoggerà ad una persona che ha le competenze. Quindi discutere di tutte queste tematiche non vuol dire del vostro futuro indirizzato nell'avvocatura o nella magistratura, ma significa comprendere la complessità di quello che è il processo. Qualche spunto critico, qualcuno che non è d'accordo con qualcosa che sta senza paura. Io ci avrei una domanda, ma è proprio cattiva. Una domanda, non fa la domanda. Non so se avete sentito tutti, la vostra collega sottolineava il fatto che rispetto al vincolo di segretezza che c'è per
fine del primo mandato, per certi fenomeni come quello mafioso, la questione dell'omertà, insomma, pone dei problemi di coscienza, perché sarebbe forse nell'interesse di tutti che si sapesse, si rompesse l'omertà, no? Si dice. E lo stesso discorso di prima, di Tomensi, l'interesse nazionale delle spine, cioè, sicuramente, da un punto di vista culturale, non posso che essere d'accordo con lei, che l'omertà va rotta, devono essere denunciati i fenomeni criminali, e certo, nessun avvocato serio potrebbe mai fare una difesa dell'omertà in quanto tale. Il punto è soltanto ragionare sulla base giuridica per la quale nel nostro paese non c'è un obbligo di denuncia generalizzato, cioè non c'è in capo a nessuno di voi, salvo che non vi siate delle qualifiche, io ignoro in questo momento, un obbligo di denuncia se assistete a un reato o se siete a conoscenza di un reato. Perché non c'è questo obbligo? Perché siamo in uno stato liberale. Siamo in uno stato in cui ciascuno deve essere libero di autodeterminarsi, di fare i conti con la propria coscienza e di decidere se rispetto a un certo fatto la propria coscienza imponga o meno di proporre una denuncia all'autorità giudiziaria. Poi ci sono categorie che sono obbligate invece a denunciare. Per fare un esempio, i medici hanno l'obbligo di referto, così detto, per cui un medico che venga a conoscenza della commissione di un reato ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria. I pubblici ufficiali molto spesso, anzi sempre direi, hanno l'obbligo di denunciare i fatti di reato di cui viene a conoscenza nella propria funzione, però non la propria vita personale. Non c'è un obbligo di denuncia generalizzato per, come posso definirla, una scelta di fondo dello Stato liberale laico in cui viviamo. Uno Stato in cui ciascuno dovesse essere tenuto, eventualmente con una sanzione penale se non lo fa, a denunciare qualunque cosa, sarebbe uno Stato che magari sarebbe anche, avrebbe forse degli aspetti interessanti di maggiore, se vogliamo, coinvolgimento dell'autorità giudiziaria in tante vicende, però sarebbe sicuramente uno Stato in cui si denunciano tutti, insomma. Non è facile ipotizzare, no? Ma ci sia sempre comunque affrontato a ciascuno l'obbligo di denunciare qualunque comportamento. Ci sono delle norme, per esempio, che mi consentono non solo di non denunciare, ma neanche di testimoniare, anche di non testimoniare nei confronti di una persona rispetto alla quale ho dei legami particolari. Posso non testimoniare nei confronti di mio parente, del mio coniuge, del mio moglie, del mio corruttorio. Quindi ci sono degli ambiti di silenzio, di diritto al silenzio, che sono tutelati dallo Stato. E allora, quello che io dico è, l'omertà è un problema, ma non è un problema rispetto al quale si può pensare che il segreto avvocato-cliente possa essere violato. Perché di associazione mafiosa, e io lo dico proprio per esperienza, perché ho fatto soprattutto anni fa tanti processi per criminalità organizzata, perché anche nel nord si facevano processi, adesso un po' meno, in cui di 130 persone portate in carcere con una misura cautelare, un buon 20% erano persone che non c'entravano nulla, finite nella rete per una mezza intercettazione, per un mezzo contatto con qualcuno. Allora, che il mio segreto professionale rispetto al povero Cristo di turno debba essere violato per un generale, per una generale necessità di rompere l'omertà, io credo che non sarebbe giusto. Ecco, poi se queste sono le scelte politiche di uno Stato. Non so se sono stata chiara nel mio pensiero, perché il mio pensiero personale non ha la chiesa di sostanzialità assoluta. Però il nostro sistema funziona così, non c'è un obbligo di denuncia generalizzata. Non so se ho sbagliato di qualcosa. No, non sopporto la parola umertà. Proprio una parola che non mi piace, perché come tutte le parole devi catapultarla concreta nella quale tu la utilizzi, e 99 volte su 100 non significa niente tanto l'omertoso per quello che lei intende, non in generale come insomma aggettivo e via dicendo, no, omertoso vuol dire che sai e non parli. Ha senso accusare qualcuno di sapere una cosa e di non parlare se dalla mattina alla sera per 5 anni precedenti hanno ammazzato in mezzo alla strada il parente di chi ha detto una sola cosa?
è un comportamento verdoso quello di chi, pur sapendo, non parla. Segue, figuriamoci nei confronti di un avvocato. No, violare la segretezza vorrebbe dire far cascare tutto quanto abbiamo detto fino adesso. Ma al di là di questo, concordo sul fatto che è un problema, se volete, più, mettiamola così, più di formazione, più sociale che giuridico, il problema dell'atteggiamento delle persone che hanno paura. Lo deve risolvere dello Stato facendo venire meno la paura, non violando diciamo, nel nostro caso, la segretezza. Non sto giustificando. Anzi, sì, sinceramente sì, sto giustificando la paura. Chi sono io per dire che sbagli tu a non dire che sai che è stato a sparare? Ma chi sono? Posso soltanto giudicare calandomi nei tuoi panni, perché io sono uno che può giudicare appunto e basta. E se tu ti cavi nelle storie singole, ci sarà sempre dietro una motivazione. Non giustificabile, non giustificabile, ma quantomeno comprensibile. No? Quindi non si tratta di giustificare e di girarsi dall'altra parte, figurati. Si tratta però di comprendere. E molto spesso l'omertà non c'entra niente. C'entra che salvarsi la pelle. Sono due faccende molto differenti, molto differenti. Però certamente non andrei mai ad intaccare il discorso sulla segretezza, perché sono dietro ci sarebbe anche l'avvocato e ma più va bene. Va bene, possiamo andare, grazie mille. Grazie a tutti. Buona giornata. Va bene. È due ore. Sì. Comunque bellissimo, ho perso il comenzo. No, ma il tema, no? Il film è sempre. Allora, questo.